storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti... Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella Memo, e oggi è il giorno della memoria, in occasione di questo evento c'è un'iniziativa con ospiti Italo Arcuri è l'ispiratrice del libro Meme Bevi Latte. Allora, Italo Arcuri, lei ha già scritto un primo libro sul corpo di Matteotti e oggi questo libro è Meme Bevi Latte, salvata da Teresa. Quindi sono due opere, insomma, che nascono all'interno di questo periodo che oggi purtroppo stiamo ricordando. Ecco, ci può dire qualcosa su quest'ultimo libro? Sì, allora, sono tutti e due libri che... ripercorrono il filo della memoria, ripropongono il filo della memoria. Matteotti per un verso è questo libro che parla di una storia di salvezza e di speranza avvenuta tra il 30 settembre del 43 e il 6 giugno del 44, subito dopo l'emanazione delle leggi razziali negli anni successivi all'attuazione delle leggi razziali. È una storia che parla di una salvezza reciproca, perché Teresa, la protagonista del libro, era una cittadina marchigiana che si è trasferita a Roma per lavorare e che diventa la badante delle due figlie del rabbino vivanti, della futura mamma di Memme e della zia di Memme. Dopodiché diventa lei salvatrice della famiglia dei vivanti della Riccia, nascondendo appunto la famiglia del rabbino e della moglie per 9 mesi in una piccola casa di 50 metri quadri a Riano, in provincia di Roma. Quindi una storia di salvezza e di speranza che fa riflettere tanto anche su tanti fatti, tanti avvenimenti, tante persone hanno detto no alle leggi razziali, si sono ribellate e hanno cercato per quello che potevano di fare del loro meglio. Teresa è una giusta fra le nazioni, fa parte dei 563 giusti fra le nazioni che l'Italia annovera, ed è un onore parlarne perché ripropone soprattutto alle nuove generazioni una pagina importante della nostra storia recente. Allora, Meme Bevi Latte, che messaggio si sente di dare in un'epoca come questa in cui c'è tanto bisogno di ricordo, c'è tanto bisogno anche di imparare da questa tragedia del passato? Dunque, io sono Meme Bevi Latte perché così venivo chiamata durante i 9 mesi in cui siamo stati nascosti a Riano. Il mio nome è Miriam Della Riccia e che appunto per ovvi motivi, proprio perché eravamo nascosti, dovevo cambiare. Il messaggio che io sento di dare, di comunicare, di trasmettere alle nuove generazioni, soprattutto alle nuove generazioni, è quello di ricordare, di sapere e di divulgare queste storie, perché non si possano mai più ripetere, perché sono delle cose terribili, atroci nel vero senso della parola, inimmaginabili in alcuni casi, e è bene che i ragazzi e che tutti sappiano. Bene, grazie.